Non siate avidi. Allora, sorridete a voi davanti a uno specchio e non siate avidi nel considerarvi genuini. Non siate avidi nemmeno con gli altri, ma non siatelo con voi per primi. Siate in grado di donare tutto ciò che siete e siate anche in grado di accogliere nelle vostre vite ciò che gli altri, a volte timidamente, cercano di donarvi, anche le parole o gli sguardi. Ricordatevi che soltanto un vostro fratello può cercarvi e dirvi qualcosa che non vi piace, perché chiunque non abbia interessi nei vostri confronti non riuscirà a raggiungervi in nessun modo. Allora, anche quelli che voi chiamate brutti sentimenti sono in realtà dei forti legami che vi stringono a persone a voi care, che vogliate riconoscerlo o no. Sappiate comunicare con la vostra mente in maniera diversa, in una maniera fatta non soltanto di ragionamenti, di logica o di istinti, che basano la loro esistenza comunque su una logica, ma piuttosto abbandonatevi alla vostra percezione. Per farlo non avete bisogno di grandi indicazioni, sapete tutti come farlo, perché è chiaro in tutti i vostri cuori quale è la vostra vera strada, quale è la vostra vera dimensione. Se avete una domanda, potete farla. Domanda. Quindi quello che noi facciamo è tutto giusto, perché è il nostro agire che ci porta a fare delle mosse, che ci porta a donare, come dici tu, e tutto è giusto. Io penso però che tutto questo lo abbiamo programmato, perché non è che lo facciamo per caso, è giusto? Risposta. La vostra idea di caso e di programma è molto limitata a ciò che avete imparato sul caso e sul programma. Noi vi diciamo che il caso e il programma non si escludono da soli, ma sono l'ampliamento di una visione unica. Allora imparate a mettere insieme i pezzi per non escludere nulla, ma per accogliere ogni elemento dell'esistenza in cui entra sia il caso che il programma. E ciò che vi diciamo fa parte di un vostro programma, così come fa parte del vostro stesso caso. Perché la vostra esistenza ha un duplice aspetto e vibra su vari livelli, e in ogni livello è necessaria la vostra stessa presenza, così come ogni livello è necessario per voi per poter vivere nella totalità delle situazioni, per poter vivere nella totalità della vostra esistenza. Allora, tutto ciò che vivete vi appartiene, fa parte della vostra vita e ve lo programmate di volta in volta. Passo dopo passo decidete esattamente dove essere e chi essere, ma spesso lo fate con gli occhi chiusi, spesso lo fate mossi solamente dal ragionamento più materialistico. Allora noi vi invitiamo ad accorgervi che anche quello che voi chiamate spirituale molto spesso non è altro che la trasformazione della materia in teoria, in qualcosa di più teorico, perché molto spesso vi sentite appagati nel sapere, nel conoscere, e il vostro ego si gonfia per aver compreso alcuni concetti molto profondi. Il fatto di comprenderli con la mente non significa aver raggiunto la vostra dimensione esistenziale, che è l'amore. Quando la raggiungerete, non avrete dubbi. Saprete di averla raggiunta
perché vi ritroverete ad amare e risentirete in voi l'effetto dell'universo che vi ama e che ricambia quel vostro amore.